E siamo giunti al premio centrale del pomeriggio bolognese, il premio Cocco BFC. Sono in 6 eh, al Viedo per il tiro di Brigidella. 5 e 6 anni. Questo è il campo 1 Bono Jet 2, Capoclasse Italia, 3 Belenecis, 4 Burraio P, 5 Carosio Light, Seconda linea, 7 Baltimora, Trio, favori nettissimi. Per il numero 2, capoclasse Italia, Andrea Farolfi. Stacco della macchina con la velocità iniziale di Burraio P che cerca di sopravanzare capoclasse Italia. Lo fa in poche battute, sbaglia invece Carosio Light. Numero 5, che Carosio viene squalificato. Light squalificato. E così sulla piegata, Burraio P in vantaggio su Capoclasse Italia, è l'avversario principale dell'allievo di Andrea Farolfi, dopo 200 metri in 15-3, cerca di moderare l'andatura. E più indietro seguono Bono Gett, e Baltimora Trio in quarta posizione. A precedere proprio Belenecice, sposta a questo punto Baltimora Trio dopo 500 metri di gara sul rallentamento imposto dal Battistrada che ha completato in 31,5 i primi 400 metri di gara, cerca di fargli pesare un po' la corsa Baltimora Trio che attacca addirittura... Con un violento, scusate, Capoclass Italia che anticipa Baltimora Trio, attacca con un violento parziale il leader al passaggio davanti alle tribune, ne scaturisce un 14 secco, ma Burraio OP replica picche. Capoclass Italia è costretto a ripartire, ora Andrea Farolfi lo fa per un attimo rifiatare, intanto se n'è andato un chilometro in 1.16.6 ma in corsa a strappi. Baltimora sempre all'esterno di Bono Jet, poi Benenecis, il quintetto procede a 400 dalla conclusione. Ora Capoclasse cerca di riportarsi su Burraio P. Dopo un 14-4 di frazione. Baltimora segue direttamente le mosse di Capoclasse Italia e accena addirittura la terza ruota lungo la corda. Bono Jet che fatica a tenere il passo del leader Burraio P, Burraio P entra con due lunghezze abbondanti di vantaggio addirittura, Burraio P nel tratto conclusivo si allunga, prova a riprendersi capoclasse, prova anche Baltimora finale con Burraio P che vince bene, secondo posto sul palo che forse Baltimora Trio riesce a soffiare a Capoclasse Italia, ma i due sono vicinissimi, 29-3 a chiudere, 1-14-8 il raguaglio conclusivo, dopo un 28-7 di penultimo quarto la vince in testa Burraio P con Manuele Matteini che vince la corsa in partenza, l'allievo del signor Aldo Puccetti viene a vincere bene bene, il secondo posto invece è una foto molto stretta, vediamo se ci fanno vedere il... è davvero strettissimo potrebbe essere quasi un pari merito, ma... Forse, una, forse un pari merito. Comunque sono vicinissimi davvero i due cavalli. Baltimora. L'impressione era che Baltimora avesse messo qualcosina davanti, ma bah, è stretta, stretta. Molto, molto stretta la foto per il secondo posto. Invece la vittoria nettissima per Burraio OP e Emanuele Matteini.